Si chiama Mind Park, o più semplicemente Villaggio delle Emozioni, il luogo creato dall'Ordine degli Psicologi della Puglia per accompagnare bambini e adulti in un lungo viaggio verso la conoscenza della propria emotività. A Bari, in piazza Ferrarese, almeno 1000 le persone che hanno giocato divertendosi con le proprie emozioni, confrontandosi ora con la rabbia e la paura, ora con la gioia e la tristezza, attraverso le esperienze realizzate nei numerosi stand allestiti nel villaggio. Il Mind Park è un viaggio tra le emozioni umane, tra i sentimenti umani. Quest'anno abbiamo scelto il tema delle emozioni proprio per far vedere, insomma, alla gente quanto le diverse emozioni abbiano poi degli effetti sul nostro benessere psicofisico, sia le emozioni positive che quelle negative. Nello stand del disgusto i partecipanti dovevano immergere le mani in un impasto gelatinoso, in quello della rabbia abbattere dei barattoli con una pallina, nella tappa dedicata alla paura si dovevano inserire le mani in una scatola senza vedere cosa si stesse toccando. Arrivati alla gioia, il visitatore era atteso da un abbraccio accompagnato da una calorosa risata, un percorso per riflettere sulle emozioni e imparare a gestirle in un'atmosfera di festa allietata da artisti di strada, musica e zucchero filato. È stato interessante, nel senso che abbiamo scoperto anche come dai piccoli gesti loro possano provare delle emozioni che noi abbiamo difficoltà anche a volte ad esprimere. Per i bambini è un'esperienza simpatica, hanno partecipato alle loro emozioni, più per rabbia e paura. Un'esperienza insolita, nuova e non pensavo che fosse così coinvolgente sicuramente. Per me l'emozione più forte è la paura e in effetti nello stand della paura ho dato il massimo, nel senso che sono rimasta sorpresa e ho lanciato un urlo. Un'iniziativa che porta gli psicologi fuori dai propri studi per andare in piazza e far conoscere attraverso esperienze come il Mind Park quanto siano importanti l'educazione affettiva, la consapevolezza delle proprie emozioni, i servizi offerti dalla categoria per promuovere il benessere psicofisico. Quest'anno concludiamo il mese del benessere psicologico, che ormai è arrivato alla 7ª edizione, con l'iniziativa Mind Park, il parco delle emozioni. Gli psicologi che scendono in piazza e hanno tutte le competenze, le risorse, le tecniche necessarie per essere al servizio della comunità. Gli psicologi che non si occupano solo di disagio mentale, di patologia, ma entrano nelle attività della vita quotidiana per promuovere il benessere in senso ampio e quindi al servizio della comunità.